Comunicazione, i 22 km di costa e 21 comuni dell'entroterra per dare al turista che viene nel comprensorio fanese una possibilità per visitare le eccellenze del territorio e gli splendidi borghi di cui ne è ricco. Questo è lo scopo di Itineris, che anche per questa sesta edizione ha tagliato il traguardo dei 1800 viandanti del gusto. Itineris è un progetto pensato con grande intuizione 6 anni fa, che porta il turista che privilegia il mare però anche nell'entroterra alla scoperta dell'eccellenza del paesaggio, dell'archeologia, dell'enogastronomia e di quello che spesso non si può raccontare con una vacanza statica. Quindi anche con una stagione bellissima come quella che abbiamo avuto, circa 1800 turisti hanno usufruito del pulmino che li ha portati in diverse località. Questo è tanto più valido se il tempo non ci favorisce, perché invece di abbandonare il turista si ferma aspettando il ritorno del sole, vedendo situazioni che magari non si immaginerebbero in un territorio più limitato. Come da copione, ogni anno l'ultimo partecipante viene omaggiato di un cesto contenente le prelibatezze enogastronomiche di cui disponiamo, ma quest'anno a tagliare il traguardo è una delegazione guidata da Luciano Rapa di Italiani all'Estero. Alle signore uno splendido cofanetto offerto dalla Fondazione Teatro, contenente l'opera del Nabucco. Australiani, americani, canadesi, inglesi, responsabile europeo dei lavoratori all'estero, belga, veramente una bella platea. E naturalmente siamo rimasti anche un po' incasinati come regalare il cesto. Se lo divideranno loro, perché sarà molto difficile portarlo in Australia o in Canada.